Buonasera a tutti. Volevamo salutare innanzitutto tutti gli ospiti come associazione, quindi dalla professoressa Del Puente a Leonardo Di Pace, a Donato Di Capua e diciamo il sindaco ovviamente. Inoltre, prima di iniziare il convegno, vorremmo dare la parola alla poetessa e giornalista Lucia Santoro, che ci reciterà alcune poesie per rendere omaggio alle donne in questa giornata. Grazie, buonasera. Oggi è la giornata internazionale della donna e mi sembrava giusto ricordare la donna con alcuni versi. Un omaggio alle donne di oggi, ma anche alle donne di ieri che all'ombra di questo caratteristico castagno, la castagna lacritica, accompagnavano padri, mariti e figli per partenze, per luoghi lontani. Questo castagno era anche, penso, un punto di attesa poi per il ritorno. Sono tre i momenti che vorrei ricordare della vita di una donna. Parliamo di sogni, e di sogni si parla di infanzia, si parla dei primi batticuori, del primo amore. Poi c'è un momento importantissimo che è quello della maternità. La maternità è anche un modo per rendersi conto concretamente dell'amore ricevuto dalla madre, perché è solo diventando madri che ci accorgiamo veramente di quanto siamo stati amati. Infanzia. Se chiudo gli occhi, risento il suo forte e fresco profumo e un vago sapore di fragole. Rivedo me stessa bambina, seduta su sconnessi gradini, i capelli corvini come i fili di seta nel vento, una libera zingara con gli occhi raggianti, spensierata compagna dei gatti. Da te le emozioni. Fino a ieri ero spettatrice, oggi sono con te protagonista nella commedia dell'amore, ma lascio a te il ruolo di regista del mio cuore, burattinaio del mio corpo, compagno delle mie emozioni. Ora so che sei tu lo scudo contro i mali del mondo, perciò vorrei per te trovare i colori, le note e le danze dell'amore. Con te non mi sento un albero di pietra, senza fiori e frutti alle sue braccia. Da te ho appreso la libertà che spezza le catene dell'indifferenza della vita, perché occorre vegliare sul tramonto dell'anima. Messaggio ai figli. La lunga lotta per la vita non ebbe errori né fu fuori posto quando vi diedi la vita. Emozioni indimenticabili, riservate solo ad una madre, depositaria attraverso voi del tempo che si rinnova. La madre vostra sogna orizzonti vasti e tersi di luce. Vi prepara la saggezza perché scopra il mistero simbolico del volto burbero e di quello amoroso, dei pazienti rimproveri, l'incredulità, la felicità, il timore di vedervi crescere. Non rifuggite consigli, perché il valore della vita equivale ad un cerchio, ritorna al suo punto, ripercorrendo un identico itinerario. E quando, lasciato il nido, vi alzerete in libero volo, volgete un grato pensiero alla coda, per poi reimmergervi nel cielo della vita.
aprite prepotentemente al rischio l'odoroso ventaglio della vostra corolla. Eravate un bocciolo, oggi un fiore maturo, e tremo ai vostri primi batticuori, in bilico su un mondo nuovo e sconosciuto. Madre, madre, di te amo le pieghe del tempo sul viso, gli occhi innocenti e sinceri come quelli del mio bambino. La vita ti fu avara di gioie e prodiga di dolori, eppure sei lì, solida come una roccia frangifrutti, semplice come la umile terra, testimone di valori autentici che languidiscono nel ritmo del tempo. Madre, rimani per sempre. Appena ora interpreto il senso delle tue parole quando dicevi: solo la maternità ti aiuterà a comprendere. Madre, perdonami per non averti espresso mai abbastanza il mio amore. Vorrei cullarti fra le braccia, come tu hai fatto. Tu sei la stella della mia vita e a te vorrei erigere un monumento anche più grande dell'universo. Giornata dedicata alla donna, non mi sembra giusto dedicare tutto alla donna, quindi l'ultima poesia è dedicata agli uomini. Forse è un po' anche un consiglio su come dovrebbero conquistare le donne. Uomo che tu sia, uomo, sii dolce oblio alle amarezze patite, sii forte e sorreggimi se starò per cadere. Sii specchio sincero per infrangere le quotidiane ipocrisie. Sii paziente nell'ascolto e gentile conquistatore del cuore. Sii armonioso nella voce perché amo il sussurro dei teneri pensieri. Abbi leggere le dita perché amo la carezza senza bramosia. Abbi il cuore grande, più grande di ogni smisurato amore. Solo questo è fonte che disseta lassù. Buonasera e benvenuto a tutti, a parte della castagna critica. Il simposio che introduciamo alla Corona, diciamo che è stato reso possibile grazie all'enorme lavoro che è stato espletato dai nostri numerici volontari, nonché grazie alle squisite disponibilità e sensibilità sempre mostrata dall'amministrazione comunale, da sempre vicina a queste tematiche. A questo punto voglio presentarvi gli ospiti che si susseguiranno sulla tematica che già conoscete. In primo luogo l'avvocato Roberto Picardi, storico di Lago Nero, la professoressa Patrizia Del Puente, che è docente di egrottologia e linguistica all'Università di Basilicata, Leonardo Maggi, delegato regionale dell'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, Elisabetta Giannussi, che è corresponsabile della gestione della pagina Facebook Se i quadri parlassero avianese, Donato Di Caro, che è autore del libro Il buio della mente, la luce dell'anima, il professor Gerardo Melchionda, e poi
Fernanda Lucidelli, che ci intratterrà con alcune antiche canzoni, e anche nel leggere alcune poesie sempre in idioma. E sarà accompagnata in questo suo compito da Pasquale Risolini, da Niccolò Calicardi, e ci sarà l'accompagnamento di Pierangelo Candeca, come livello musicale si intende. Un squisito ringraziamento a tutti coloro che appunto con il loro intervento hanno reso possibile questo simposio. E a questo punto io vi auguro buon ascolto e cedo la parola al nostro sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Mi unisco innanzitutto agli auguri da rivolgere quest'oggi a tutte le donne presenti in sala, ma anche a quante comunque celebrano questa giornata importante, e importante soprattutto per il momento anche storico che viviamo, insomma, di parità di genere ne stiamo discutendo tanto, e numerosi sono stati anche gli incontri, le manifestazioni, gli eventi che abbiamo consumato, abbiamo celebrato in questa sala, organizzate dalle consiglieri per le varie opportunità della Regione Basilicata, ma che hanno visto comunque un coinvolgimento e soprattutto un confronto, un dibattito portato avanti dal punto di vista giurisprudenziale della dottrina, quindi anche facendo riferimento alla Convenzione di Istanbul, da tutte coloro i quali si sono cimentate su questo tema. Per cui gli auguri, ma anche il ringraziamento a tutti voi presenti in sala. Vedo che oltre al parterre che questa sera si dedicherà al dibattito e al confronto su questo tema dei dialetti e quindi anche alla presentazione del libro, saluto tanti docenti, dirigenti scolastici, consiglieri ed assessori comunali presenti in sala, proprio perché l'associazione A Castagna Rai Critica, che comunque che vede insomma la fattiva collaborazione, soprattutto un trilione importante con l'amministrazione comunale, come diceva poc'anzi il presidente avvocato Lorenzo Vannata, vuole comunque mettere in piedi un sistema organizzativo, ma una rete, una sinergia importante per la nostra comunità, ma per far sì che l'arte, la cultura e nel caso di specie questa sera il dialetto possa essere diffuso, possa essere promosso, possa essere portato all'attenzione dell'intera comunità, ma anche, aggiungo, messo a confronto con gli altri dialetti lucani. Questa esperienza, a dire il vero, l'abbiamo anche vissuta negli anni passati, perché molti notabili o persone comunque di Largo Negro si sono cimentati nello scrivere poesie o comunque testi in dialetto lagonegrese. E per un lagonegrese di origine, qual è il sottoscritto, leggere queste poesie, leggere questi testi, insomma, rievoca brillantemente quelli che sono i tracciati storici della nostra comunità. Fare riferimento a questi testi e soprattutto pensare che costoro si sono comunque cimentati nello scrivere poesie che poi in qualche modo raffigurano personaggi del vivere quotidiano, quindi della storia di Largo Negro, rappresenta comunque un momento importante. Ma non mi voglio assolutamente attardare sul tema del dialetto, perché i relatori della serata certamente avranno modo di prenderci, quindi di accattivare la nostra attenzione sul tema specifico, però qualche breve cenno lo voglio fare a coloro nel passato, insomma nella fine del 1800, inizio del 1900 si sono cimentati come Monsignor Raele, l'avvocato Pesce, ma anche il notaio dottor Carlo Tortorella, anzi qualche già quando era in vita, ma poi anche successivamente ne abbiamo celebrato della poetica dello stesso Don Carlo. Insieme a Don Carlo ultimamente abbiamo presentato un altro testo di un sacerdote lagonegrese che è cappellano presso l'ospedale dell'Immacolata di Sapri, Don Mario Rocco, che comunque ha scritto a casa mia questo testo, che comunque raccoglie poesie da lui scritte in vernacolo lagonegrese. Ebbene, momenti importanti che grazie all'associazione della Castagna della Critica stanno vivendo a Largo Negro, ma si stanno cercando soprattutto di fondere l'arte e la cultura.
Qualche settimana fa abbiamo tenuto un importante convegno nella città di Potenza, organizzata con il patrocinio della stessa città e quindi vedeva la presenza del Sindaco Santarsiero, anche la manifestazione di volontà e quindi, se non presente, ma un pensiero per il convegno e il seminario che si è tenuto dell'Arcivescovo Metropolita, Monsignor Superbo, che era presente anche il Vescovo della nostra diocesi Tursi Lagonego, Monsignor Molè, il Parroco Don Mario Tempone, il professor Lerra, e abbiamo comunque messo in risalto un restauro che è stato brillantemente effettuato con una tesi dedicata e specifica della dottoressa Francesca Leolini di alcuni calici storici della città di Lagonegro. Quindi su questo tema della storia, su questo tema della cultura, su questo tema dell'arte, su questo tema importante delle chiese che comunque sono state restaurate con l'oggettistica e quindi anche le pitture, i dipinti che sono presenti all'interno di queste chiese, stiamo portando alla luce anche con una condivisione, una partecipazione economica e quindi una solidarietà, una particolare sensibilità del popolo lagonegrese, ma dico anche dell'intera comunità lagonegrese che vive questo momento importante, vive questa importante sollecitazione che gli proviene da quanti hanno voluto costituire questa associazione e di quanti purtroppo si cimentano proprio nel cercare in tutti i modi di far sì che possano essere promosse queste attività culturali, ma soprattutto possa essere promosso e riportato alla luce il patrimonio artistico, paesaggistico, architettonico della nostra comunità. Ebbene, l'amministrazione comunale, questo sindaco, l'intera comunità di Lagonegro dice grazie all'associazione, dice grazie all'associazione presente questa sera, ma al mondo del volontariato complessivamente inteso, proprio perché grazie a loro, quindi a questa sinergia, a questa rete importante che si viene a creare, riusciamo poi a raggiungere momenti brillanti, momenti affascinanti come quello che vivremo questa sera. Grazie e buona serata a tutti. Introducendoci appieno nel tema del dialetto e della poesia dialettale, io vi leggerò due poesie del succitato notaio Carlo Tortorella. Innanzitutto ho deciso di proporvi Ucchiano, che forse è quella più famosa, quella più conosciuta da tutti. Ucchiano. È un posto per incontro di Lauriciano. Se va innanzi, è rete. Per passeggi. Da si scangiano i pensieri, si dicono i conti levati, si critica la gente, se vai la prima guardata l'amore. Quando è festa, viene tutto illuminato. Ci passa la processione la Madonna, ci mettono in bancarelle per fare la roba. La musica si ferma a fare concerti. Chi se lo chiama? Ma Ucchiano non è chiama, è solo una chianata. Caro Lauriciano pare tanto bello, come rendiamo. Successivamente ho deciso di leggere Sirino, che praticamente è questo gigante buono che ci sovrasta tutti i giorni, che magari noi non ce ne accorgiamo appieno, ma in realtà ci fa compagnia, ci tiene compagnia anche nelle giornate più fredde e illumina le notti più gelide con la neve che ora c'è. Sirino, montagna mia, a mattina mi ricevo buongiorno. E chi dà augurio, dolcezza me dai, come un saluto di un amico firato. Ma compagno, resto lo giorno, io ti guardo con gioia, fra tanta affanna che la vita ne rai, ma ti ricessa a Dio. Caro Cornero, ondurato quando con un sole, sento bello mi pare, perché l'anima mia viene da te, cara sopra mi guarda, come guardaste, che la vita mi ha dato. A parte, come detto, il notaio Carlo Tortorella, anche il fratello Antonio ha scritto molto. Entrambi hanno voluto lasciare impresse nella nostra memoria quelle che sono le tradizioni della nostra terra attraverso le loro poesie. Il volume dal titolo Voci di terra natia di Antonio Tortorella contiene le poesie che a breve vi saranno presentate. La prima è O Panno, un ampio mantello che fungeva da copricapo o coprispalla portato dalle donne nei tempi passati e completava il costume lagonegrese indossato questa sera da Giusi, una nostra membra dell'associazione. Upanno cambiava colore, nero, rosso, marrone, in base ai vari venti della vita, ma aveva sempre le stesse dimensioni. Il poeta si chiede perché la misura dell'indumento dovesse essere sempre la stessa,
e invece non ci fosse la medesima attenzione per il colore o per il tipo di stoffa, chiudendo la poesia con una domanda erotica che scopriremo a breve. La seconda poesia invece è Atrena, una sorta di metafora che l'autore intende fare nei confronti della donna, riconoscendole alcune qualità, se non difetti, che la definiscono in questi versi senza cuore, pungente, fredda, ma che nasconde un'anima e una storia. Il maestro Antonio Lucibello, fondatore del gruppo folk del Sirino nel 1973, riprese i versi di questa poesia e con la collaborazione della figlia qui presente questa sera li trasformò in un canto che veniva eseguito nelle occasioni in cui il suo gruppo si esibiva. Oggi è proprio lei a proporcelo, accompagnata dalla fisarmonica da Pierangelo Camodeca. A voi, Fernanda Lucibello.
questo punto un ceto storico a cura dell'avvocato Roberto Picardi. Buonasera, signor Sindaco, professoressa, dottoressa, signori e signore. Io mi limiterò ad un discorso storico perché voglio sottolineare quelle che sono state le varie influenze sul dialetto aragonese dei popoli che si sono avvicentati in queste zone ed in queste contrade. Naturalmente il discorso parte da molto lontano. E però un cenno lo voglio pure fare sulla situazione delle lingue, ecco. E mi ero segnato così qualche appunto. Praticamente stiamo assistendo in questo periodo storico ad un processo di voglio dire che questa globalizzazione che è in atto sta livellando un po' tutte le cose. Spariscono le specie vegetali, spariscono le specie animali, spariscono le lingue. Ogni anno muoiono infatti 25 lingue. Le lingue parlate sono 6.500, ma appena 250 hanno più di 1 milione di parlanti. Si prevede che a fine secolo le lingue parlate saranno appena 3.500. È un'ecatombe culturale di proporzioni secondo me gigantesche. E quando muore una lingua muore una cultura, muore un periodo, una storia, muore un po' tutta la vita, una vita che c'è stata. E io voglio ricordare per esempio che presso Damasco, in Siria, a 30 chilometri, c'è un piccolo paese dove, di 1700 abitanti, dove ancora si parlava aramaico, si parlava, perché da qualche tempo, da qualche mese, questo paese è stato occupato, questo paese cristiano, siriano, è stato occupato dai miliziani di Al-Qaeda, che vogliono costituire un emirato nel nord dell'Iraq e nella Siria, non si sa se ancora che si parlerà aramaico, se rimarrà questa comunità cristiana. Questo per dire quello che sta succedendo, e questo per dire che questa dispersione delle lingue, questa estinzione delle lingue è un'estinzione che colpisce l'uomo nel più profondo del suo essere. Per quanto riguarda l'aragonese, ecco, partiamo dal sirino. Secondo gli storici aragonesi e non solo, la parola sirino e la parola Siris, perché il fiume Sindh si chiamava prima Siris, hanno una radice sanscrita. Questa radice sanscrita sarebbe sar, scorrere. Ora, quel problema secondo me è un tantino più articolato e complesso, nel senso che si è ritenuto per un certo tempo che il nome Sirino, il fiume Siris, il monte Sirino, pigliassero il loro nome dalla città di Siris, fondata, pare, secondo la leggenda, da profughi troiani, molto probabilmente da coloni greci. Invece ora sembra, le ricerche archeologiche effettuate in tempi recenti hanno dimostrato invece che era Siris che pigliava il nome dal fiume Siris e non viceversa, e che c'era una città, Serinos, che si trovava proprio, diciamo, tra l'attuale Seluci e Rivello. E questo in seguito al ritrovamento di una moneta che praticamente provava un patto tra Serinos e Picsunt, fermo restando che Plinio parla dei popoli sirini. E allora, se non logicamente escludendo la radice sanscrita, possiamo pensare ad un'influenza fenicio-cartaginese.
Mi spiego, prima che i greci colonizzassero questa parte dell'Italia, tutta la zona tirrenica era un po' divisa tra etruschi e fenici o cartaginesi, dopo cartaginesi. Diciamo che gli etruschi si spingevano fino a Ponte Cagnano e i cartaginesi sud della Sardegna, Sicilia e parte della costa tirrenica meridionale. Precisamente pare che fossero presenti alla foce del fiume Lao. Poi era nella prassi dei coloni fenici risalire e instaurare poi tutta quella tela di rapporti commerciali. Ma poi quello che a me mi ha colpito è che c'è una assonanza tra alcuni toponimi come Sinni e Sirino col monte Sirai e le città di Siris e Sinai nella Sardegna sud-occidentale. Questa zona della Sardegna sud-occidentale fu oggetto di una fortissima presenza fenicia o punica e dopo cartaginese. E nel 1962 le discave effettuate in Sardegna sul monte Sirai hanno portato alla scoperta di una città cartaginese importantissima. Quindi queste affinità inducono a qualche riflessione, così come i contrafforti meridionali del Libano sono chiamati, ebbero in una certa fase della storia, della storia fenicia, il nome di Sirio, cioè la montagna invincibile, fermo restando che nella cultura sumera la luna e poi a carica era chiamata Sin. Quindi diciamo che io non escluderei, a parte la radice sanscrita del Sirino, anche una influenza di questi popoli, fermo restando, ripeto, che ormai sembra accertato che non è il fiume Siris che ha tratto il nome dalla città di Siris, ma viceversa. Detto questo, ecco, siamo partiti da lontano, però il nome Sirino è emblematico. Nei secoli bui, qui nella nostra zona, si alternarono vari popoli, tra cui i bulgari, ostrogoti, i longobardi, arabi e greci. Ora, la presenza araba, per esempio, nella nostra zona è stata sottovalutata. Certo, si sa che contarono Castrum Saraceno, che Montemurro, Tursi, eccetera, ma anche a Lagomegro furono presenti. Ora, i bizantini chiamavano erroneamente gli arabi saraceni, mentre il cronico Salernitanum li chiama Agareni. E ha ragione il Chronicum Salernitano, perché Saraceni significa Sara che noi figli di Sara, Agareni significa figli di Agara. In effetti gli arabi discendendo da Ismaele, figli di Agara, dovrebbero essere chiamati Agareni. In ogni modo la presenza araba qui fu molto, molto significativa, in quanto gli arabi crearono due emirati, l'emirato di Taranto e l'emirato di Bari, l'emirato di Bari dall'847 all'871. Oltretutto diedero luogo nella Sicilia, gli arabi erano una civiltà raffinatissima, ebbero poeti come Ibn Khamis, eccetera. Ma così per inciso, dice, ma come gli arabi, i musulmani a Castel Saraceno, i guerrieri del deserto sulla montagna, no, ma non erano proprio arabi, erano berberi. E i berberi abitano sia in Algeria che in Tunisia, appunto sulla montagna. Allora, sfiorando l'argomento, molte parole nel nostro dialetto sono di origine araba. Nel Biblio 1, per esempio, fallacco deriva dall'arabo fellac, che significa contadino, tummolo viene da tum, cippia basca da cebbia, tabuto da tabut, tamarro da tamar. Dunque, c'è restato qualche cosa anche, gli arabi ci hanno restato qualche parola, in effetti.
oltre penso a varie altre cose, però insomma qua non è il caso. Per quanto riguarda i bizantini, la presenza bizantina, la presenza greca qui è stata molto forte, perché quando i bizantini costituirono il catebanato d'Italia, istituirono tre diversi temi: la Longobardia, la Lucania e la Calabria. Il tema della Lucania, retto da uno stratega, residente a Tursi, che si chiamava Tursicom, era diviso in tre turme, ciascuna affidata ad un turmarco: quella di Lago Negro, quella del Mercurion e quella di Lapignano, suddivisa a loro volta in turme. Quindi praticamente il potere politico bizantino a Lago Negro fu molto forte, perché Tursi era il capoluogo regionale e Lago Negro era una specie di provincia. Quindi questa presenza bizantina a Lago Negro si è fatta sentire, ma non si è fatta sentire solo politicamente, si è fatta sentire anche dal punto di vista religioso. Infatti, in un manoscritto vaticano composto da uno dei più alti dignitari della Chiesa d'Oriente, il patriarca Oreste di Gerusalemme, si parla di San Cristoforo e dei suoi figli, Sabra e Macario, che vennero nelle nostre zone, cioè che vennero nella Conaglese. Questo avvenne tra il 940 e il 960, loro stavano in Sicilia. Dopo l'occupazione dagli arabi da parte della Sicilia vennero dalle nostre parti, quindi diciamo intorno al 961. E qui fondarono i monasteri di Curru, Macario e di Maurone. E fondarono anche il monastero di Santa Venere, che viene ricordato in una bolla del re normanno Roberto il Guiscardo. Logicamente a Santa Venere, per esempio, prima si riteneva, anche gli storici da Conegre si ritenevano, che ivi fosse un tempio di Venere, ma non c'era nessun tempio di Venere, c'era una laura della Parasceva, praticamente di che si tratta? Il Venerdì Santo, il venerdì prima della Pasqua, gli ebrei preparavano il loro cibo perché il sabato non potevano logicamente lavorare né fare niente. Ora, questa parasceva, in greco paraschena, non significa altro che venerdì, cioè che divenne poi nella liturgia cristiana il venerdì santo, e poi fu, diciamo, in un certo senso, da questo venerdì santo c'è fuori una Santa Venere, e la località di Santa Venere trova appunto origine da questa laura della paraschena. In effetti non c'era nessun tempio di Venere. Un'altra cosa, qui c'è stata anche la presenza bulgara. I bulgari al Lago Negro, vabbè, adesso ci sono, c'erano pure prima, nel senso che nel 667 è però dal re Grimoaldo Longobardo il permesso di collocarsi in queste zone. Infatti fondarono un certo di Bulgaria, il mondo di Bulgaria. E in questa presenza bulgara a Lago Negro ne parlano sia l'arcivescovo Carmine Falcone che lo storico Alessandro Falcone, perché praticamente sopra il castello, sopra la porta del castello, c'era una scritta in lingua bulgara e c'era scritto: "Ove ritardo, figlio di Marco morì". Logicamente c'è anche la presenza longobarda e si ritrovano tracce longobarde nel convento benedettino di Montvoscio, fondato intorno al 970-980 da San Domenico Abate benedettino di Sopra. Questo San Domenico fondò l'abbadia di Montvoscio con la chiesa di San Girolamo, oggi la Madonna degli Angeli. E in questo monastero benedettino c'è la regola di San Benedetto scritta in caratteri longobardi, e c'è anche un testamento a livello di Berardo d'Argenia, che era un longobardo che abitava in quella zona. Alcune parole greche che sono rimaste: abrucato, accinnicato, calabrone, caramusa. Queste sono parole d'origine greca,
però lo ripeto, passo velocemente perché con Gangiolini poi in effetti ci fu una specie di polizia etnica, nel senso che eliminarono sia gli arabi che si erano stanziati nelle nostre zone, sia eretici catari che molto probabilmente si erano stanziati nella zona di Trecchina e un po' anche a Rivello, dando origine poi a quelli che sono i dialetti galloitalici. E allora gli Angioini, ripeto, eliminarono tutti gli arabi e attraverso la spada di Ruggero Sanseverino conte di Lauria, e degli eretici se ne occuparono fra Giovanni da Grazia e fra Pietro di Giordano, due frati domenicani che furono presenti nella nostra zona nel 1280. Ora, nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie, il Falcone riferisce che vi era una domus hospitalis, che non era convolta per l'ospedale, perché anche diciamo una cosa l'ospedale, una cosa era la domus hospitalis. Qui l'ospedale di San Giovanni non c'è secca niente, insomma, con la domus hospitalis di San Giovanni che era l'involto. Ma se in questa domus hospitalis era scolpita una strana epigrafe che alcuni virtuosi hanno ritenuto di carattere necromantico, diceva Falcone, usati per rendere oscura l'era. E dallo stesso arcivescovo Falcone questa scritta fu interpretata, diceva lui, erano caratteri greco-latini, così: croce di Gesù libera la serva di Cristo. Ora, a me invece sembra, con tutto il rispetto, che la croce che era scolpita e che è stata trascritta su questo manoscritto sia di origine templare. Quindi è una scritta che non va rapportata a quel periodo, ma a un periodo successivo, un periodo in cui i templari erano presenti all'argomento. E questo è un discorso, diciamo, un po' così, un po' fastidioso da fare, perché adesso i templari hanno invaso tutto, dovunque si trovano. Cioè, insomma, c'è l'involazione dei templari, diciamo così. Quindi dire che questa chiesa è d'origine templare, insomma, comporta qualche rischio per me di cadere nella banalità. Però se il templarismo poi viene studiato attraverso San Bernardo di Chiaravalle o l'ordine dei monaci ospedalieri attraverso la Basilica dei Pirenei, da cui provengono, tra parentesi, e allora il discorso cambia anche sul templarismo e non viene banalizzato nei romanzi e compagnia. Ma detto questo, perché dico che questa croce è di origine templare? Perché l'Almegro si trovava lungo la via Guidia e i templari avevano creato un asse che proprio avevano presenze significative sulla via Guidia, una a Caggiano, al monastero di Sant'Agata, un altro a San Giovanni in Fonti e l'altro a San Giovanni in Fonti di Lago Negro. Ora, quando si parla di San Giovanni in Fonti, in genere si parla di qualche cosa che ha a che fare con i templari. Questo monastero, questa chiesa di San Giovanni in Fonti a Lago Negro, inoltre era sita, oltre che essere sita sulla via Guidi, era sita proprio nei pressi del corso del fiume Serra, e lì in genere presso i fiumi i templari costruivano queste chiese, queste domus hospitalis, perché c'era annesso pure una domus hospitalis,
clone sia San Giovanni in Bon che a Sala Consilina. Non solo questo, quando l'ordine templare fu soppresso, tutti i beni passarono all'ordine dei Gerosolimitani. Dopodiché passarono ai cavalieri di Lodi, che poi furono chiamati cavalieri di Malta, e che prima delle leggi del 1860 la Corte tenevano quasi una trentina di proprietari. Per cui, diciamo, si ricostruisce così questa presenza al Lago Negro, e si può affermare attraverso anche questo manoscritto e quello che è stato e ciò che era inciso presso la Domus Hospitalis, si può con sufficiente certezza di questa presenza templare al Lago Negro. Grazie.